Dopo Esiste una questo bellissima leggenda medievale, descritta in modo esauriente da Jan Dugos, che parla della costruzione della chiesa del Corpus Domini a Cracovia, nel quartiere di Kazimierz. Secondo le sue parole, nel periodo dell'ottava del Corpus Domini, la chiesa cracoviana di Ogni Santi venne derubata dell'ostensorio con l'Eucarestia. Quando i ladri si resero conto del fatto che l'oggetto non era d'oro, bensì di rame dorato, lo gettarono in una palude situata nei pressi dell'antico villaggio di Bavu, nel territorio della città di Kazimierz, allora già fondata. Sull'abitato si innalzò un alone luminoso, grazie al quale non fu difficile ritrovare l'ostensorio rubato. Gli abitanti di Cracovia erano estremamente scossi. La terribile profanazione del Santissimo Sacramento aveva impressionato anche il re Casimiro il Grande, che decise di costruire in questo luogo una chiesa dedicata al Corpus Domini. Casimiro il Grande voleva che la chiesa parrocchiale fosse una chiesa degna della generosità regale. Doveva essere un edificio grande, destinato a svolgere la funzione di chiesa parrocchiale. I lavori di costruzione durarono quasi 200 anni. Presenta tutti gli elementi caratteristici dell'architettura gotica della regione della Małopolska ed in particolare dell'area di Cracovia. Si tratta di un'imponente basilica a tre navate con presbiterio allungato ed un sistema di colonne e contrafforti. Come è facile immaginare, è una chiesa senza policromia sulle pareti, poiché i massimi valori estetici dell'interno sono costituiti dalla pietra unita al mattone e dalla grande severità delle forme, sorprendente ma piena di fascino. È una delle poche chiese cracoviane ad aver ricevuto un trattamento di favore dalla storia e dagli eventi più tempestosi. Le trasformazioni avvenute all'interno della chiesa sono legate alla normale procedura di ammodernamento dell'aspetto dell'edificio. Tra le vecchie mura gotiche venivano infatti introdotti oggetti nello stile più in voga in un dato momento storico. Il Rinascimento lasciò qui le sue tracce, così come lo fece una bella varietà di architettura barocca. Dall'inizio del XV secolo, come chiesa del convento dei canonici lateranensi, si trovò ad essere uno dei più bei santuari di quest'ordine in Europa. Si tratta di uno splendido esempio di architettura gotica, una delle più belle chiese cracoviane in questo stile.